i panni, però è freddo e non è come quello della mia mamma. È una scatola che scrive. Un disco. Un coso per ascoltare la musica. Che si mette del computer. È una scatola rotonda per metterci delle cose dentro, tipo la sabbia. Una pendola, un acciaio, un cucchiaio e si mette dentro la tasca. Sembra un vaso. A me è un righello, però da fare a scuola. Un po' sporco, ma vero? Spero. Io ci metto cose, gioielli, cose vecchie. Ci metto. È una cosa per mettere le torte. Ce l'ha anche mia mamma, con i buchini sotto. Questo qua è una scuola pasta. No, non è proprio uguale. È così, con i buchini sotto. Questo è un angeli. Esce il jolly dentro. Ci sono i numeri. Serve per contare. È un disco e serve per ascoltare la musica. Si mette in un coso quadrato, poi si mette una manovella qui in questo buco e si sente la musica. Io si mettono qua dentro così, no? Per mettere certe robe. Le cose da mangiare. L'avevano messo nel fuoco un pochino e poi facevo e stiravano. Qua non c'è la presa. Lo stavano così. Non c'è te. Per vedere i film. Uno è più grande e uno più piccolo. Perché il film è più piccolo. È più grande. Perché il film è più grande. Secondo me è un orologio vecchio. Secondo me è una scatola. Così si apre e si chiude. Si metteva la terra e poi si piantavano i fiori con i semi. È una pentola dove si poteva cucinare la pasta. Stand by me. Stand by me. Tipo uno scrigno. Darling, no. Un gioco per il mare. La sabbia si metteva dentro e poi usciva un poco. Serviva per la scuola, era un metro. Stand by me.